Una nuova categoria, ci dica innanzitutto, ci narri l'emozione del momento, ricominciare dopo tanto tempo, dopo un mesetto di pausa, e poi cosa cercherà di far capire a questi ragazzi? Ma prima di tutto ci siamo rilassati un pochettino, quindi dopo 2 anni magari che aspettavamo questa promozione, ce la siamo goduta, questi 3 mesi siamo goduti tutto il riposo che ci poteva essere. Poi oggi si ricomincia con la stessa mentalità che siamo stati questi 2 anni. Niente, l'eccellenza è un campionato importante, ci sono squadre importanti come Siracusa, San Pio, Mister Bianco, Nuovo Igea, tutte squadre che giustamente inizialmente vogliono vincere tutti i campionati. Però da parte nostra c'è una squadra, c'è un organico valido, c'è un organico che negli ultimi 2 anni ha vinto quasi 2 campionati e quindi insieme alla società abbiamo riconfermato quasi lo stesso gruppo, mettendo qualche tassello nei posti che magari mancava qualcosa. E niente, si ricomincia, ripeto, si ricomincia con la stessa mentalità, con la stessa voglia di correre e soprattutto di vincere. Siamo qui al regionale, molte volte si è detto magari questo Giarre giocherà qualche partita fuori, però voi ci tenete a stare qui perché è stato il fortino delle vostre vittorie e delle vostre promozioni. Ma questo noi ci siamo allenati sempre qua, quindi anche se ci saranno problemi per giocare. Ma io sono del parere che, come hai detto tu, dobbiamo giocare in questo campo. Ci alleniamo, lo conosciamo bene. Non è giusto che la squadra gioca tutto l'anno fuori casa. Già ci sono 15 partite fuori casa, poi se andiamo a giocare anche le nostre partite fuori casa, va a finire che non, giustamente non vai a giocare così, vai fuori casa, sei sempre fuori casa e basta. È giusto che per i nostri tifosi, per i nostri giocatori, la nostra squadra gioca in casa.